Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco, accidenti, ha sto microfono, vediamo un attimo, forse vai, cambio, prova a cambiare microfono Sì, Francesco, mi senti meglio forse. prova, Sì, sì perfetto, sempre Radiogamma 5. boh, e almeno questo non fischia. La trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E insieme a me c'è Francesco, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi do l'indirizzo dell'istituto che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, per E c'è anche il qualsiasi. numero telefonico che è 0338 39 10 727. Perfetto. Vi ricordo che potete telefonare, potete scrivere, potete chiedere quello che volete, quello che vi interessa sapere. Magia, stregoneria, paganesimo, vi ricordo che questa è la prima trasmissione del terzo anno. Noi con oggi iniziamo il terzo anno di trasmissione. Sono 3 anni che andiamo a parlare di magia, stregoneria, paganesimo e abbiamo sempre detto cose nuove e continueremo a dire cose nuove anche perché la ripetizione delle cose ci sarà quando ci prenderemo una bella pausa. Perché Francesco, una volta abbiamo finito il crogiolo degli stregoni, riprendiamo i temi delle conferenze, Sì, beh. così almeno anche Loredana, tutti quelli che hanno chiesto Sì. una ripetizione dei concetti che abbiamo detto all'inizio, così riprendiamo i concetti. Ma Certo. limite se gli ascoltatori chiedono qualcosa di particolare, noi siamo sempre ben disposti, insomma. E sì, appunto di cose particolari che chiedono i radioascoltatori, c'è un nostro amico pagano che ha chiesto che si è reso disponibile a registrare tutte le cassette delle trasmissioni. Anche immediatamente un altro amico che segue le trasmissioni ha detto io le voglio tutte, io le voglio tutte. E dunque, questo è un lavoro che anche sto amico è difficilissimo da fare. Se questo amico che vuole le cassette delle trasmissioni, magari ci dà un periodo limitato per avere le cassette, non so, mi dice il mese di o 2 o 3 mesi, ecco, il nostro amico che ci segue ne ha registrati gli ultimi 5 o 6 mesi, tutte le registrazioni. Io ho tutte quelle precedenti, per cui al limite, se ci dà un budget, cioè se ci dà un limite di tempo entro cui registrare, io gli farò preparare le cassette dal nostro amico che registra. Per cui vedete voi insomma cosa volete fare. Allora, vediamo un attimino. Noi oggi riprendiamo il discorso, riprendiamo le nostre trasmissioni regolari e riprendiamo il discorso del crogiolo dello stregone. Esattamente il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. L'elemento di cui parliamo oggi è vivere per sfida nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Riprendiamo un pochino il discorso iniziale sul crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Abbiamo detto che un percorso di stregoneria è un percorso che viene fatto all'interno della situazione oggettiva in cui le persone si trovano a vivere. Cioè, facciamo un esempio. Io e Francesco, per esempio, siamo d'accordo nel migliorare la scuola pubblica. Cioè, per noi la scuola deve essere accessibile a tutti e tutti devono avere accesso alla scuola pubblica. Noi siamo tendenzialmente contrari a scuole private, scuole appartate, scuole d'élite. Noi siamo contro queste cose, no, Sì, no, Francesco? esiste la libertà, ci possono anche esistere, Certo. l'importante è che non ricadano su tutti quanti i contribuenti. Noi vogliamo migliorare quello che è i servizi, perché il miglioramento dei servizi è uguale per tutti, però potrebbe vincere l'altra parte, potrebbe vincere quelli che dicono no, finanziamo scuole private da tutte le parti. Bene, un percorso di stregoneria in quel momento partirebbe da quella situazione, cioè noi saremmo in grado, anche in una situazione diversa da quello che noi desideriamo, di comunque costruire un Sì. percorso, cioè non ci spaventa il fatto che vinca l'altra parte, che l'altra parte faccia le scuole private, noi ci prepareremo per affrontare la situazione nuova. Per cui un Sì, percorso. anche perché il pericolo monoteista non si combatte sconfiggendolo su una singola campagna, va demolito i principi a cui si rifanno. Cioè, anche se noi bloccassimo la Chiesa Cattolica sulla scuola privata, non sarebbe certo la liberalizzazione del monoteismo. Cioè, ben altre sono le lotte in cui fare, cioè è una lotta secondaria, contingente, momentanea, ma non è la soluzione radicale del problema. Per cui il crogiolo dello stregone tiene presente la situazione oggettiva in cui l'essere umano vive e l'essere umano tende a sviluppare il potere che ha, la forza e se stesso.
E abbiamo parlato l'anno scorso dei principi del crogiolo dello stregone, che serve per sottrarre la persona dall'essere in ginocchio. Cioè, noi vediamo che nella nostra società attuale, nel momento attuale, l'operazione di magia nera consiste nel mettere in ginocchio le persone indifese, cioè in pratica i bambini e poi gli adulti in modo particolare. Il crogiolo dello stregone serve per sottrarre la posizione, le persone dalla posizione in ginocchio. Ma quando le persone sono sottratte dalla posizione in ginocchio, ricordo che non rispondo alle telefonate per le prime 45 minuti, tre quarti d'ora, e quando la persona si è sottratta si accorge che il mondo circostante è composto da divini, è composto da coscienze divine, è composto da esseri uguali a se stessi, che come la persona che si è sottratta dalla posizione in ginocchio e che rivendica io sono davanti all'universo, così si accorge che attorno a lei esiste tanti io sono di natura, di modi diversi, di percorsi diversi, che però hanno tensioni comuni, hanno volontà in comune, hanno voglia di espandersi in comune, hanno il potere di essere. A quel momento, con quelle coscienze, con quel divino che lo circonda, al di là dei nomi che gli daremo, al di là delle definizioni, eccetera, ma con quel divino si costruiscono delle relazioni. E le relazioni le costruiamo con gli elementi del crogiolo dello stregone inseriti nei quattro canti del mondo, perché quando costruiamo una relazione costruiamo i quattro canti del mondo. Benissimo, dopo di questo abbiamo detto però qual è l'arte del mettere in ginocchio le persone, qual è l'arte della magia nera in questo momento, in questa situazione che stupra i bambini, che impedisce ai bambini di espandere la loro volontà, le loro tensioni, il loro potere di essere. E allora abbiamo elaborato il crogiolo del male. Cioè, il crogiolo del male è l'arte del cattolicesimo, perché noi qui siamo in Italia, viviamo una situazione cattolica, di mettere in ginocchio i bambini, di impedire agli esseri umani, una volta adulti, di costruire loro stessi, di determinare loro stessi, di espandere se stessi. Ebbene, nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, l'elemento di cui parliamo oggi è vivere per sfida. Del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Ricordiamo che il crogiolo dello stregone è lo stregone stesso, è la persona stessa che determina se stessa davanti al mondo, dice io sono, io esisto, io costruisco la mia vita, io sono padrone di me stesso, e nel far questo quella persona, quell'essere della natura, quel cane, quel lupo, quell'albero, quel filo d'erba, quel verme, diventa un Dio. Nel momento stesso in cui dice io esisto, io sono, io mi prendo in mano la mia responsabilità, la mia vita, io sono un Dio. E come Dio, solo per il fatto che io sono un Dio, posso partorire il Dio che cresce dentro di me. Un essere umano partorisce un essere umano, un essere lupo partorisce un essere lupo, un essere che si fa Dio, che determina se stesso, partorisce un essere Dio, un essere umano partorisce un essere umano che si fa Dio attraverso le proprie determinazioni partorisce il Dio che cresce dentro. Ricordiamo sempre questo, e il vivere per sfida è un elemento che porta a questo. La prima parte del vivere per sfida è l'impeccabilità. L'impeccabilità come concetto della stregoneria è stato elaborato e definito da Castaneda. A proposito, è uscito l'ultimo libro di Castaneda, l'ultimo testamento. Io non l'ho ancora visto, però me lo prenderò per dargli un'occhiata, perché Castaneda per me è sempre stato un elemento importantissimo. Da Castaneda, nello sviluppo del proprio sistema attraverso il quale affrontare la vita. Che cos'è l'impeccabilità? È l'adesione perfetta e precisa fra l'azione dello stregone e l'intento, che riportato nel mondo della ragione diventa armonia fra intenzione, scopo e mezzi. Esistono delle forme di pensiero dove lo scopo giustifica i mezzi per raggiungerlo. Esistono delle forme di pensiero per cui il fine viene determinato dai mezzi che si utilizzano per raggiungerlo. In realtà, nell'attività dello stregone, scopi e mezzi sono un tutt'uno, in quanto il soggetto della trasformazione è lo stregone stesso. L'intento porta a trasformare lo stregone. Per trasformare lo stregone, l'intento deve alimentare scopi sui quali concentrare l'azione dello stregone. Lo stregone sceglie i mezzi per raggiungere quello scopo e la scelta dei mezzi qualifica il suo essere impeccabile. L'impeccabilità è l'adattamento dello stregone attraverso la scelta dei mezzi per seguire la forza dell'intento. La scelta di quei mezzi, che diventa esercizio della sua volontà e del suo libero arbitrio, porta a modificare lo stregone stesso, qualifica la sua impeccabilità. Tanto più la scelta dei mezzi per seguire intento è vicina all'intento, tanto più la sua impeccabilità è perfetta, in quanto la modificazione di se stesso che ne ottiene lo predispone nelle migliori condizioni possibili per seguire il respiro di intento,
che lo avvolge, aprendogli nuovi orizzonti e nuove prospettive. Quasi tutti coloro che provengono da strutture educazionali cristiane o simili pensano che l'impeccabilità consista nell'aderire ad un modello prefigurato e prefissato, cioè una verità rivelata in pratica. Troppo comodo. Un modello prefissato e prefigurato implica sempre e comunque la distruzione delle scelte soggettive dell'individuo e ne nega l'esercizio del proprio libero arbitrio e inoltre presuppone un contesto culturale e sociale statico dal quale partire per costruire la propria esperienza. Tutto questo non esiste. Esistono i cammini di stregoneria che hanno origine e fine nella soggettività dell'individuo. La soggettività dell'individuo è il vero potere che agisce all'interno del sistema sociale. È la sua soggettività che deve essere liberata e la forza per la sua liberazione degli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo deve essere messa in moto dall'individuo stesso. L'impeccabilità non è elemento oggettivo di un cammino di stregoneria, ma rappresenta una relazione soggettiva fra quanto il soggetto sente e la quantità e la qualità della spinta di intento che egli riesce a percepire. È sempre per quello che egli riesce a percepire. In stregoneria, nel paganesimo politeista, le trasformazioni sono sempre di carattere soggettivo, in quanto la percezione dell'oggettività è sempre un elemento soggettivo. La modificazione di questa porta ad un'alterazione soggettiva dell'individuo e del suo modo con cui guardare e rapportarsi col mondo, non certo una variazione dell'oggettività percepita, anche se questa, percepita e analizzata in modo diverso, agisce per costruire nuovi e diversi adattamenti. Impeccabilità è un non ingannare se stessi, è un non nascondere quanto si percepisce negandone l'esistenza e nello stesso tempo senza essere avvolti e fagocitati dal percepito. Impeccabilità è quella dell'apprendista stregone mentre mescola il proprio crogiolo fondendone gli elementi e costruendo il proprio cammino nell'eternità dei mutamenti. Ciò comporta il vivere per sfida, dove l'intero crogiolo è una sfida a se stessi e alla propria esistenza, è un percorso attraverso il quale si prende nelle proprie mani il proprio divenire e nello stesso tempo si costruiscono delle relazioni col mondo circostante. Qualcuno ebbe ad obiettare, allora l'essere umano non è più governabile? Il problema non è se l'essere umano è o non è governabile, il problema è se l'essere umano debba essere o non debba essere oggetto di possesso. Il problema è lo scontro fra potere di essere e potere di avere, che avviene costantemente dentro l'essere umano e che si rispecchia nelle relazioni sociali, dove il sistema sociale tende a riprodurre nell'essere umano quanto l'essere umano specchia nel sistema sociale. Il potere di avere, in quanto fino ad oggi il possesso è stato l'elemento attraverso il quale l'essere umano ha costruito le relazioni e ne ha tentato la modifica, viene imposto agli esseri umani come riflesso di quanto gli esseri umani hanno costruito. La nascita delle concezioni del pensiero del potere di essere di fatto altera lo specchiarsi della soggettività nel sistema sociale, in quanto al totalitarismo della concezione del potere di avere si affianca un'alternativa che ne modifica di fatto gli effetti nocivi. Vivere per sfida significa essenzialmente concepire l'esistenza umana come un processo di costruzione di se stessi, dove l'impeccabilità di questo fare permette di evitare che la costruzione insterilisca attraverso l'innesto di un processo di assoggettamento. Un processo di assoggettamento che può presentarsi come leggero e gentile all'inizio, suadente e riposante rispetto alle fatiche della vita come sfida, e incunearsi fino a portare l'essere umano alla rinuncia della determinazione del proprio potere di essere nel sistema in cui vive, dove il sistema in cui vive costruisce con l'individuo che pratica lo sviluppo del proprio potere di essere nei quattro canti del mondo. Vivere per sfida consiste nel costringere l'oggettività in cui l'apprendista stregone manifesta la sua azione a misurarsi col proprio potere di essere.
I quattro canti del mondo che si vengono a costruire sono piuttosto precisi quando si parla del sistema sociale umano. I due canti del mondo sono quelli della ragione. Nei due canti del mondo della ragione si misura la concezione della vita attraverso il potere di essere e il potere di avere. Sul piano della ragione non ci sono alternative allo scontro. Questo equivale a quello che contrappone i guardiani di un campo di sterminio cattolico a chi intende evadere e conquistare ampi spazi. Questo scontro si manifesta in vari modi, ma essenzialmente nel garantire gli spazi di libertà e di autodeterminazione degli esseri umani più deboli e al sistema sociale che seguirà quello attuale. In altre parole, la vita per sfida porta il potere di essere a porre le basi per la costruzione del futuro, anticipando la distruttività del potere di avere. Spesso si tratta dell'articolazione del sistema sociale in cui si vive, delle sue tradizioni, della struttura culturale e della giustizia nella relazione fra esseri umani. Un sistema sociale in cui la giustizia è uguale per tutti, non solo nella dichiarazione, ma anche e soprattutto nell'attuazione, è un sistema sociale che dà maggiori garanzie di un sistema sociale dove la giustizia si sottrae all'applicazione ad alcuni individui. In altre parole, la giustizia è uguale per tutti quelli che stanno in ginocchio ed è tale solo fin tanto che stanno in ginocchio. Questo è il concetto fondamentale del potere di avere. Gli altri due canti del mondo sono quelli della percezione, qui il vivere per sfida, altro non è che la contrapposizione fra la pulsione di morte e la pulsione di vita, fra energia vitale libera ed energia vitale stagnata, dove la posta in gioco dello scontro è quella di garantirci la possibilità di continuare a costruire la nostra vita o accettare la sconfitta della sottomissione, dove la sconfitta della sottomissione ha come risultato il ricorso alla preghiera nell'affrontare la nostra vita, la preghiera come negazione della determinazione soggettiva all'interno della nostra esistenza. Perché questo avviene nel mondo della percezione? Perché le convinzioni che si riportano nel mondo della ragione altro non sono che il riflesso e il risultato di questo scontro e della trasformazione soggettiva che questo scontro produce, dove nel mondo della ragione si difendono le posizioni trasferendole nella quotidianità. Ciò che avviene nel mondo della magia ha un peso fondamentale nella trasformazione dell'individuo, il quale diventa elemento determinante nell'affrontare le condizioni della vita nel quotidiano. Il quotidiano diventa riflesso dell'azione nel mondo della magia, ma il quotidiano implica l'esercizio dell'impeccabilità dell'individuo, impeccabilità che, come abbiamo detto, altro non è che esercizio del libero arbitrio nella scelta dei mezzi attraverso i quali soddisfare il bisogno imposto da intento. Questo agisce sul piano della ragione, verifica la fattibilità nella scelta dei mezzi e lo riporta nel piano della magia. In questo modo, i quattro canti del mondo sono collegati nella fusione del crogiolo dello stregone fra il singolo individuo e il sistema sociale umano in cui vive. Il sistema sociale in cui viviamo è un crogiolo vivo e in continua espansione, oppure, quando è attraversato dalla pulsione di morte, è un crogiolo che sta rattrappendo, chiudendosi su se stesso. Con quel crogiolo l'apprendista stregone costruisce il proprio modo di essere e risolve i problemi della sua quotidianità. Non esiste una via alla stregoneria separata dal sistema sociale in cui si vive. Non esiste una via alla stregoneria in cui il sistema sociale in cui si vive è separato dalla magia del fare. Il vivere per sfida si riallaccia a tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e diventa importante sia nell'arte del sognare che nell'arte dell'agguato. In queste arti diventa un atteggiamento soggettivo attraverso il quale l'apprendista stregone ruba quanto gli si presenta davanti e ritiene che gli sia utile. Afferra sapere e conoscenza per alimentare il proprio percorso nell'infinito dei mutamenti e nello stesso tempo sa che qualunque crogiolo si fonde con il proprio sta vivendo per sfida. L'apprendista stregone sa perfettamente come l'intento del potere di avere è quello di distruggere il suo cammino nell'eternità dei mutamenti per poterlo assoggettare. Sa perfettamente di essere un cacciatore preda. Non per questo si nasconde, non per questo rinuncia ai suoi agguati. Però si struttura, si organizza, raccoglie attorno a sé e dentro di sé quanto gli serve per poter affrontare l'esistenza come una sfida. Accumula dati e condizioni attraverso i quali costruirsi e proteggersi. Non per questo rinuncia alla sfida, non per questo rinuncia a fondere il proprio crogiolo con quelli del mondo che lo circondano. Vivere per sfida
ha il suo contrario nella preghiera, nella sottomissione. Se l'arte dell'agguato ha il suo posto nell'accettazione soggettiva della sottomissione e dell'attesa dell'intervento del padrone, il vivere per sfida viene distrutto attraverso l'uso della preghiera, attraverso il costringere il bambino a rinunciare, a prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Questo comporta uno stupro feroce della personalità del bambino e la nascita di tutta una serie di perversioni che si manifestano come autoaffermazione attraverso il possesso di altri individui e la sua incapacità nel farsi venere nei confronti degli esseri umani. Chi vive pregando deve impossessarsi degli esseri umani. La legittimazione dell'impossessarsi degli esseri umani gliela dà il suo Dio che lo possiede e gli agisce ad immagine e somiglianza del suo Dio. In questo modo esiste una guerra in corso all'interno della pulsione di morte in cui ogni individuo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra rivendica il proprio diritto a possedere esseri umani, mentre la gerarchia cattolica vuole riservare a se stessa questo diritto in quanto rappresentante in terra del macellaio di Sodoma e Gomorra. Da qui le eresie, le follie, le guerre di religione e il possesso degli individui. Così la Chiesa cattolica condanna Hitler non tanto per i campi di sterminio, ma per essersi sostituito a lei nella costruzione dei campi di sterminio. Se il fare della Chiesa cattolica che è quello di Hitler, derivano entrambi dalle direttive del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Questa guerra ha uno scopo preciso: nascondere sotto una falsa contraddizione, tutta interna alla pulsione di morte, la distruzione educazionale del vivere per sfida. Al vivere per sfida si oppone il vivere per sottomissione. Ricordate, io dico a voi che dovete amare i vostri nemici, intanto ammazzate i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro. Questo è del pazzo di Nazareth. Si è già detto come la vita di un essere sia la propria opportunità per diventare eterno. La sfida è l'arte per fare di questa opportunità una realtà. Il vivere per sfida viene sempre alimentato dal mondo che ci circonda e dalle coscienze di sé che lo compone, in quanto il vivere per sfida implica sempre un arricchimento soggettivo che si proietta sull'oggettività in cui viviamo. Oggi è un po' lunghetta, Francesco? No, non sono un problema. Ma è abbastanza importante. Devi recuperare la trasmissione scorsa. No, ma è abbastanza importante. Sì, ma comunque è fondamentale, sono concetti. Telefonate dopo, sempre quando abbiamo finito. Andiamo avanti ancora. Sì, sì, no, giusto a finire. Rinunciare a vivere per sfida significa rinunciare ad arricchire il mondo a cui apparteniamo. Significa rinunciare ad arricchire le coscienze di sé che ci circondano. Significa essere indifferenti allo sviluppo del mondo. Significa esprimere un'esigenza egoistica di autoannientamento, giungendo al saccheggio del mondo per soddisfare la morale dell'autoannientamento. Quanto costruiamo dentro di noi è quanto proiettiamo fuori di noi. Quando costruiamo noi stessi, stiamo costruendo il mondo in cui viviamo, e vivere per sfida significa far diventare questa costruzione un atto di consapevolezza rivolto alle coscienze che ci camminano a fianco. Questo camminarci a fianco altro non è che il fondere dei crogioli nei quattro canti del mondo, e le nostre tensioni nel costruirci altro non fanno che chiamare queste coscienze ad alimentarci. Le nostre tensioni, le nostre speranze, come risultato del nostro fare, dicono al mondo: io ci sto provando, non conosco tutti i fattori che interverranno nei miei tentativi, ma attraverso la quantità di fenomeni cui dispongo, io ci provo e vedete di darmi una mano. Se a me le cose non vanno bene, dovrete trovare altre mani. Come per lo sviluppo degli esseri della natura, così anche per le coscienze di sé, per la consapevolezza e la magia, nascono molti milioni di individui fra gli esseri umani. Alcuni di questi ci provano a soggettivare l'oggettività, ognuno a modo loro, per far progredire il sistema sociale cui appartengono. Così la loro volontà lancia le loro determinazioni in una sfida per l'infinito. Ognuno ci prova, ma il circostante premia quelli che maggiormente si avvicinano a percepire il respiro del mondo che maggiormente lo attraversa. Alcune percezioni sono tanto soggettive che la battaglia sarà sempre fra il soggetto e un mondo che non capisce. Altre percezioni sono talmente grandi da abbracciare l'intera oggettività, l'intero corso dei mutamenti. Una sfida oggi abortisce
perché le condizioni oggettive non la affiancano. Domani la stessa sfida riesce a svilupparsi perché altre sfide ne hanno preparato le condizioni. Così, quando Don Gennaro in Castaneda vuole accedere alla conoscenza degli esseri di sua energia vitale che vengono chiamati alleati, Castaneda li chiama alleati, e camminare con loro lungo la via alla conoscenza e alla consapevolezza, questi sfidano Don Gennaro. Se vuoi devi combattere, devi esprimere la tua determinazione, devi dimostrare quanto per te questo è importante, così Don Gennaro combatte con l'essere di sua energia vitale, usando il proprio corpo luminoso, e lo blocca, fin tanto che questo non diventa consapevole che Don Gennaro esprime la determinazione sufficiente per camminare lungo la via dello sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza. Allora l'essere di sua energia vitale fonde il proprio crogiolo con quello di Don Gennaro e camminano insieme lungo la via della conoscenza e della consapevolezza. Per Don Gennaro il mondo non sarà più uguale a prima. Il combattimento ha strappato molti veli di illusione, di Maya, alla sua consapevolezza. Egli non è più quello che era prima, né potrà più ignorare la percezione che ha ora. Ora la sua libertà consiste nell'andare avanti. Non può esserci il ritorno. Così leggiamo nel libro egiziano dei morti, prendendo la traccia dal Tempio del Cosmo di Jeremy Nadler. È un dialogo fra Aken e il viandante. Aken, che cosa succede? Stavo dormendo. Il viandante: oh Aken, visto che tu hai il dono della vita, portamela, perché vedi, sono arrivato. Aken: chi sei tu che arrivi? Il viandante: sono un mago. Aken: sei intero? E il viandante: sì, sono intero. Aken: sei attrezzato? E il viandante: sì, sono attrezzato. Aken: ti sei preso cura delle due membra? E il viandante: sì, mi sono preso cura delle due membra. Aken: che cosa sono le due membra, mago? Viandante: sono il braccio e la gamba. O Aken, siccome tu hai il dono della vita, portamela, perché vedi, io sono arrivato. E il dialogo prosegue con Aken, che sostiene che la barca non è armata, non ha sessola, non ha pennone, non ha remi, non ha sartiame, e il viandante deve dimostrare che può procurarsi tutte queste cose da solo. In altre parole, deve da solo costruire e ricomporre la barca smembrata. Ricordiamo come nel sognare questo equivale a compattare il proprio corpo luminoso, ma sottolineiamo che in questo è un esempio diverso della sfida. Secondo Don Gennaro la sfida era quella dell'essere lupo che intende diventare parte del branco e proseguire nel proprio cammino dei mutamenti. Nell'esempio presentato del libro egiziano dei morti la sfida è quella del costruttore di se stesso. Il vivere per sfida comporta entrambe le cose: vivere per sfida nella costruzione del proprio cammino e vivere per sfida all'atto della morte del corpo fisico. Se non si pratica il vivere per sfida, nella vita quotidiana non si è in grado di conservare le due membra, cioè gli strumenti attraverso i quali trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La pratica nel quotidiano costruisce la pratica nella percezione. Così la fusione dei crogioli nei quattro canti del mondo è sempre un atto di sfida che implica il vivere con volontà, che implica la pratica delle proprie determinazioni, che implica la sospensione del giudizio, eccetera, eccetera. Esistere per sfida, perché esistere per sfida è la determinazione con la quale l'apprendista stregone mescola il proprio crogiolo, usando il suo bastone formato dal blocco del dialogo interno, la sospensione del giudizio e lo scetticismo. Nella prossima trasmissione tratteremo la contemplazione nel crogiolo stregone ai quattro canti del mondo. Un'ultima annotazione del vivere per sfida: quasi tutte le scuole, diciamo così, di meditazione orientali, eccetera, parlano di raffinare se stessi, raffinare la propria percezione, contemplare, usare magari yoga, eccetera. In realtà la formazione del corpo luminoso, finché esiste un corpo fisico, è abbastanza limitata, cioè non può superare un grado ulteriore.
L'unica cosa che può portare la formazione del corpo luminoso ad articolarsi in maniera migliore è vivere per sfida, cioè praticare tutta una serie di sfide nella vita, cioè praticare la vita, vivere la vita fisica fino in fondo e praticare la magia all'interno della vita fisica. Questo è fondamentale, perché altrimenti, arrivati a un certo stadio, il corpo luminoso si ferma. L'unica cosa che noi abbiamo la possibilità per articolarci, cioè per usare questo strumento che abbiamo formato e permettergli un maggiore movimento, una flessibilità, una percezione migliore, è proprio vivere per sfida. Castaneda, che è stato sconfitto su questo, cioè Castaneda è stato sconfitto, ha dovuto elaborare il concetto di tensigrità, che voi, se avete conosciuto l'ultimo libro, non quello uscito, quello prima, per dire agli esseri umani che dovete fare qualcosa nella vita, dovete avere un intento, dovete avere un fine, dovete avere delle azioni, dovete praticare un fare. Ebbene, lui, siccome non aveva un modus culturale diverso, si è inventato quello che dopo si sono inventati gli indiani, si sono inventati i cinesi, cioè praticamente una pratica ginnica, una pratica di ginnastica dove concentrare le proprie intenzioni e sviluppare il proprio intento. Però è riduttiva, perché in realtà noi siamo degli animali sociali, cioè noi la magia e la stregoneria è arte della società, per questo il paganesimo non sarà mai una setta, perché noi viviamo nel sistema sociale. E adesso lascio la parola a Francesco, che andrà avanti per dire tutta la segna stampa, tutte le sue cose. No, beh, insomma, io di tempo ne ho visto molto. Dopo un 5-10 minuti che Francesco va avanti, prenderemo le telefonate, però almeno diamo 5 minuti 10 a Francesco che dica tutto quello. Sì, che bene, intanto io posso dire le cose a rate, non ho problemi di dover frammentare le cose. Ecco, io ricordo il numero telefonico, che è 049 700 700. Io voglio parlare un po' di cose più concrete, fare un richiamo all'inizio. Noi abbiamo parlato appunto del problema della scuola cattolica che si vuole finanziare violando anche le leggi dello Stato. Benissimo, questa è una classica manifestazione di integralismo da parte della Chiesa cattolica, d'altronde è nella sua natura e non può essere diversa da quello che è, insomma, cioè non potrà mai cambiare, sarà sempre così. Purtroppo non esistono grandi iniziative in questo senso nel fermare l'integralismo cattolico. Una delle poche iniziative che io ho visto di dominio pubblico è stata pubblicata sulla Repubblica di venerdì 13 novembre e sul Manifesto di domenica 15 novembre. Ecco, è un'iniziativa fatta dalla Fondazione Critica Liberale. Premetto che a me il liberalismo economico non mi convince tanto, non mi è tanto simpatico, comunque è un discorso personale. Però se queste persone portano avanti un'affermazione contro l'integralismo, da qualsiasi parte provengano, a me va bene. E allora hanno lanciato una sorta di manifesto laico. E il manifesto laico si compone di 10 voci, un piccolo decalogo, e dice sì all'autonomia e al pluralismo dello Stato, no alle ingerenze delle gerarchie ecclesiastiche, sì alla rigenerazione della scuola pubblica, no al finanziamento statale diretto o indiretto alle scuole confessionali, sì alla libertà di insegnamento, no a trucchi per aggirare il dettato costituzionale senza oneri per lo Stato, sì alla libertà di espressione di tutte le religioni, no ai privilegi della Chiesa cattolica, sì alla libertà delle scelte morali e culturali di ciascun individuo, no a una legislazione che provoca diseguaglianza tra i cittadini. Questo appunto in sintesi, poi c'è tutta una lettera di accompagnamento a questo manifesto liberale, e a questo manifesto laico, che appunto è una contestazione dell'integralismo cattolico. Siccome nella sua formulazione sintetica è condividibile, perché appunto è un tentativo di lotta contro l'integralismo, io faccio l'appello, io faccio anche a nome dei soci dell'istituto, di aderire a questo manifesto. Soprattutto di aderire, proprio perché è una manifestazione pubblica di tentativo di controllare dal punto di vista politico l'ingerenza cattolica. Ecco, per chi vuole aderire a questo manifesto laico, può scrivere alla Fondazione Critica Liberale. L'indirizzo è Fondazione Critica Liberale, Via dell'Orso 84, 00186 Roma. Per chi vuole invece aderire tramite fax, il fax è 06 68 67 981. Questo manifesto ha già raccolto circa 5.000 adesioni e questo è già positivo. Logicamente è l'unico segnale che io ho visto sul panorama culturale italiano di un tentativo di controllo e di combattere per la libertà della scuola, perché sottolineiamo questa cosa, è giusto che possano esistere iniziative private, nessuno le va a contestare, il problema è questo qua, che un privato avrà sempre un suo riferimento e potrà essere contestato, la Chiesa cattolica si arroga il diritto di essere sempre nel giusto.
Di conseguenza, per la Chiesa Cattolica, qualsiasi scuola che non sia cattolica insegna il falso. E insegnando il falso è una scuola che deve essere distrutta, quello che sta facendo la Chiesa Cattolica in Italia. Di conseguenza, per questo è così preoccupante che la Chiesa Cattolica abbia questo spazio, questo successo e che venga lasciata correre e venga lasciata fare, proprio perché rappresenta un pericolo molto forte. Perché se noi esistono delle iniziative fatte dai singoli, noi abbiamo sempre la possibilità di contestarla, la contestazione viene sempre alla pari. Con la Chiesa Cattolica no, loro dicono noi rappresentiamo Dio, noi rappresentiamo la verità, tutto quello che voi non insegnate, che non è nostro, è falso e di conseguenza abbiamo il diritto di distruggere. Stanno distruggendo appunto la Chiesa Cattolica, sta distruggendo la scuola pubblica, distrutta la scuola pubblica distruggerà la sanità, distruggerà qualcos'altro finché diventeremo uno Stato clericale. Passato lo Stato clericale cominceranno anche le leggi liberticide sicuramente e ci sarà un ritorno all'allegria dell'Inquisizione. E voglio ricordare come ad esempio dalla scuola cattolica sia stato cacciato un professore che chiedeva ai preti di Francesco, di stare qua, dillo pure, ma stasera quando faccio la seconda trasmissione parlerò proprio di questo perché parlavo molto bene dell'inferno, cioè ci sono alcune cosette interessanti. Allora appunto casomai questo lo lasciamo a Claudio, vabbè, questa allora sera. Fra le 19 e le 20, esatto. Quando fa la seconda trasmissione, parlerò anche di questo professore cacciato. Comunque, scusa Francesco. No, fate bene così, almeno affrontiamo delle cose diverse. Allora, per questo punto bisogna anche tenere conto di una cosa. Soprattutto al di là dell'adesione a qualsiasi iniziativa che sia contro l'integralismo cattolico, contro la Chiesa Cattolica che vuole distruggere la scuola pubblica, c'è da pensare che faranno di tutto pur di dare questi soldi alla Chiesa Cattolica. Già oggi stesso si parlava di aumentare l'8 per mille, cioè di portarlo dall'8 per mille a portarlo al 9, al 10, al 12 per mille, pur di dare i soldi alla Chiesa Cattolica di fare le sue scuole. E basta pensare che ad esempio in questi giorni se voi prendete i maggiori quotidiani con spese di decine, centinaia di milioni, ci sono intere pagine che invitano a fare le donazioni fino a 2 milioni alla Chiesa Cattolica. Ecco, quello che è importante è togliere il finanziamento, togliere l'8 per mille. Di conseguenza, io lo ripeto sempre ai nostri ascoltatori, evitate di fare donazioni, se le fate cercate di convincere le persone che le fanno a non farle più, cercate di non sottoscrivere per l'8 per mille per la Chiesa Cattolica. So che può essere brutto, so che molti non condividono, però almeno datelo allo Stato, almeno verrà usato per cose meno nocive che per la scuola cattolica e per la Chiesa Cattolica. Di conseguenza dobbiamo fare questo. Il problema appunto è perché la Chiesa Cattolica da qualsiasi cosa, anche da una sciocchezza, anche da una semplice sottoscrizione dell'8 per mille, ne trae una forza enorme per avere dell'ingerenza nella vita dello Stato italiano, sulle leggi, sulle normative, sul modo di comportarsi, sul modo di agire, su qualsiasi cosa dopo si arrogherà il diritto di intervenire. Ricordiamo che la Chiesa Cattolica e tutti i monoteismi sono sempre in progressione, loro non si fermeranno mai. Innescano sempre un meccanismo, un vortice che arriverà sempre all'estremo. Perciò dalla sottoscrizione dell'8 per mille può sembrare assurdo, ma si può arrivare al luogo dell'Inquisizione, perché è questo il passaggio. Perché come in Algeria gli integralisti hanno cominciato distribuendo il pane nei quartieri poveri, sono arrivati a sgozzare le persone, e questo è un classico. Come ad esempio in Israele, gli integralisti sono partiti dal poco, sono partiti dalla rivendicazione del diritto di esistere come stato religioso e arriveranno, stanno proponendo la segregazione, ad esempio, degli autobus, di mettere le donne da una parte e gli uomini dall'altra. E questo sarà sempre così, cioè in qualsiasi monoteismo, in qualsiasi religione che pretende e determina di avere la libertà, di avere la verità, perché questo è l'assurdo, perché noi non diciamo di avere la verità, noi diciamo di avere delle visioni, noi diciamo di avere delle affermazioni, noi diciamo... un percorso di libertà. Di avere le nostre conoscenze, però le nostre conoscenze sono nostre conoscenze, non sono dettate da un Dio, da un dogma, da una fede, sono dettate dalla nostra esistenza, perciò fanno parte del nostro percorso, fanno parte della nostra via, fanno parte del nostro vissuto, della nostra vita, e noi sapendo che è la nostra vita, sappiamo che non può essere la vita degli altri. Il monoteismo questo non lo dice, dice sempre io detengo la verità, io ti posso insegnare la verità. Di conseguenza tu ti devi sempre uniformare a quello che io dico, a quello che io affermo, e di conseguenza tu devi essere sempre sottomesso. Già la parola sottomissione la possiamo scomporre, sottomissione e anche sottomissione sono anche due parole, cioè significa sempre che tu sei sotto un qualcosa, sempre schiacciato, cioè nel senso che tu non sei libero di fare nel monoteismo, perché è sempre un Dio che non c'è, però ha i suoi rappresentanti, e i suoi rappresentanti sono sempre atroci. Ma
sono atroci non perché portano la violenza in se stessi, ma perché rappresentano la violenza della loro affermazione. Cioè, il monoteismo appartiene sempre alla realtà della violenza, perché il problema loro è questo: fa, il nostro Dio deve essere amato. Bene, io non amo il tuo Dio, cosa fai? Ti uccido, perché appunto non ami il mio Dio. Io come pagano non dirò mai a un altro, fa, tu devi amare il mio Dio, tu devi essere sottomesso al mio Dio, dico, perché questo Dio appartiene a me, appartiene a chi ha la sensibilità. Parole? Sì. Grazie. Ciao a tutti, buona giornata. E seguendo il filone del tuo discorso, ti chiedo scusa se ti ho interrotto, e se io il mio Dio lo trovo dentro di me? Questo è il punto, cioè questo che noi vogliamo. Lo può trovare dappertutto? E poi combacia a livello di, come possiamo dire, di messaggi con qualche altro tipo di Dio che può esserci in giro, che qualcun altro magari professa da qualche anno, da qualche millennio. Cioè, voglio dire, ci può essere una sincronia fra il Dio che io trovo dentro di me e quello che magari a mia insaputa altri stanno professando da circa 5.000 anni? Sì, il problema è un altro. Il problema è quanto questo pesa come imposizione a livello sociale, ma non solo come imposizione del Dio, ma come regola morale, come regola sociale, come regola pedagogica, sì, eccetera. Sì. Questo è importante. Dopodiché, se uno vuole mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, faccia pure. Io lo difenderò sempre, cioè difenderò il suo diritto di mettersi in ginocchio. Quello che non difenderò è l'estensione a livello sociale del principio o fai quello che voglio io o io t'ammazzo. Questo io lo combatterò sempre. No, stavo pensando adesso, io di massimo sono d'accordo con te, stavo pensando adesso a qualche tipo di eccezione, come potrebbe essere quella per esempio per i musulmani di non mangiare il maiale. E quello è stato chiaramente fatto per un discorso sociologico, perché mangiare il maiale a quelle latitudini, voglio dire, vuol dire seminare la morte, insomma, no? No. Bene, casomai farò una citazione sul maiale. Adesso Francesco probabilmente dirà qualcosa sul maiale, però il problema è sempre il controllo delle persone. Cioè, un conto è che io dico, guarda, tu mangiando il maiale stai male, e un conto è Dio ha detto che tu non devi mangiare il maiale. Ah, sì, d'accordo. Ecco, sì, d'accordo, su questo sono d'accordo. Sto tentando di scusare questo tipo di ideologia, pensando che probabilmente questo discorso qui è stato fatto proprio per imporre alla gente il fatto di mangiare il maiale, perché altrimenti continuiamo a mangiarlo e altrimenti continuiamo a nascere. Attenta al meccanismo, Io dico, Dio ha detto di non mangiare il maiale, dunque se tu non mangi il maiale stai meglio, giusto? Ma Dio dice che tu devi sgozzare gli infedeli, dunque se tu sgozzi gli infedeli stai meglio. Allora, siccome Dio ha detto che non devi mangiare il maiale e tu hai trovato che stai meglio non mangiando il maiale, puoi star meglio sgozzando gli infedeli. Cioè, se tu mi credi su questo, mi credi anche sul resto, è chiaro. Esatto. Un'ultimissima cosa. Sul discorso del... tu prima avevi fatto un discorso, poi io no, ho già fatto ma stavi leggendo. Era collegato con Gesù nel momento in cui lui dice una frase che adesso non mi ricordo, cazzolina, guarda. Comunque amati so che... i vostri nemici. Come? Amati i vostri nemici. Sì, esatto, ecco, questa dov'è che posso trovarla? Su che Vangelo? Allora, se hai pazienza te lo trovi, perché qua ho la citazione pure semplice. Sì, ma perché comunque, c'è una contraddizione. Comunque io dico la frase, lo trovi credo sia su Matteo sia su Luca, entrambi, e credo che sia o istruzioni agli apostoli o vicino al discorso della montagna o roba di questo genere. Comunque se hai pazienza te lo posso trovare dopo in pausa. Sì. Ma perché... comunque la frase esatta dico, io dico a voi che dovete amare i vostri nemici. E questo è importante, perché lui è il nemico dell'umanità. Allora lui dice agli altri che loro devono amare i loro nemici, ma è lui il loro nemico che loro devono amare. È un giochino di parole che ha fatto strage nella società. Sì, perché per esempio sarebbe in contraddizione col fatto di non fare all'altro quello che non vuole fare. Comunque per tutti gli gnostici che sono in ascolto, se c'è qualche gnostico in ascolto, fra qualche mese, fra un paio di mesi sarà pronto Giuda Didimo Pagano, Giuda Didimo Tommaso, l'ultimo stregone pagano, ed è un'analisi di tutto il Vangelo lì, ti dimostra che è una cosa pagana e che è in assoluta contrapposizione al cristianesimo.
questo lo leggerò molto volentieri. Vabbè, ora devi venderò una copia. Ok, sicuramente. Scusa se metterò via i soldini da adesso. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, ecco, io devi aggiungere qualcosa, Claudio. No, ecco, io sul discorso del maiale. Il discorso del maiale c'è tutto un simbolismo particolare. Partiamo da un dato che tutti quanti conoscono. Tutti quanti conoscono la favola, il racconto biblico del figlio prodigo. Benissimo, su questo racconto si dice che a un certo punto diventò guardiano dei porci. Benissimo, io mi chiedo, ma se gli ebrei avevano il divieto di allevare i maiali, di avere maiali, dove cavolo li ha trovati in Palestina questi porci, il figlio del prodigo? Cioè, strana questa cosa. Cioè simbolica, diciamo. Sì, no, ecco, ecco, aggiungiamo un'altra cosa. Il costo del maiale. Attualmente in Israele esiste una normativa in cui è consentito l'allevamento dei maiali solo in quelle città, quei piccoli paesi, che hanno una maggioranza cattolica. Gli integralisti ebraici avevano fatto una proposta, questo l'ho detto anche altre volte, avevano fatto una proposta per vietare in Israele l'allevamento del maiale. Alla fine hanno trovato un compromesso, fa solo in quei piccoli paesi, che soprattutto nella Cisgiordania ci sono, in cui c'è una maggioranza o c'è una forte presenza cattolica, è ammesso l'allevare il maiale. Allora, se il maiale viene allevato ancora adesso, questo divieto, se è rimasto lì, se dopo migliaia di anni di dominazione musulmana esiste ancora chi alleva il maiale e chi se ne nutre e non sta certo male, significa che con le dovute precauzioni nelle dovute stagioni il maiale si può mangiare. Benissimo. E questo toglie qualsiasi affermazione che ci sia un motivo pratico. Cosa rappresenta il maiale? Il maiale è il simbolo di un'antica divinità, della grande Drea, che gli antichi ebrei adoravano. Di conseguenza, siccome questo culto degli ebrei pagani esisteva ed era fortissimo, cosa si pensò di fare? Siccome appunto la grande Dea era rappresentata dal maiale, il suo simbolo di rappresentazione era il maiale, anche perché il maiale ha un simbolismo in magia di tipo sessuale, cosa fecero? Stabilirono il divieto di usare la carne del maiale, proprio perché cercavano di debellare in qualsiasi forma, in qualsiasi possibilità, la possibilità di ritornare a un culto che fosse di tipo pagano. E difatti gli ebrei avevano la grande madre come divinità, che era il maiale, lo rappresentava, e di conseguenza tutto quello che richiamava questa divinità doveva essere tolto e doveva sparire. Un'altra cosa, sempre di corso, noi sappiamo che ad esempio il maiale o il cinghiale rappresentano dal punto di vista simbolico delle varie funzioni. E basta pensare a un vecchio disco di Battiato che dice spero che ritorni l'era del cinghiale bianco. Ma il cinghiale bianco cosa rappresentava? Dal punto di vista della simbologia rappresentava una classe sacerdotale, non i sacerdoti ebrei o i sacerdoti cristiani o i sacerdoti islamici, una classe in cui c'erano delle persone con dei poteri quasi sciamanici che avevano in contatto con questa divinità. Perciò il discorso del divieto del maiale non è una raccomandazione solo di tipo pratico alimentare, è falso, è soltanto un tentativo di debellare un culto pagano che esisteva in Israele. Questo era proprio il tentativo proprio chiarissimo da parte della religione monoteista. Cosa che hanno sempre fatto i monoteisti, cioè cercare di togliere qualsiasi significato, qualsiasi valore e qualsiasi possibilità al riemergere del paganesimo antico degli ebrei. E di conseguenza qualsiasi cosa appunto veniva fatto, anche l'animale che rappresentava doveva essere tolto. Difatti noi abbiamo sempre una povertà nella raffigurazione degli alimenti degli ebrei. Abbiamo ad esempio già uno significativo il fatto che loro usano pane non fermentato, cioè proprio significa chiaramente che le cose non si possono modificare, devono essere statiche, cioè c'è tutto un simbolismo dietro, cioè proprio significa introdurre un principio alimentare che ti abitua a non modificare niente. Cioè il fatto stesso che ad esempio nell'ebraismo esistono circa 600 regole di comportamento, significa chiaramente voler codificare nel minimo particolare e far pensare alla persona non a se stessa, ma alla preoccupazione di rispettare quelle regole, che qualsiasi comportamento che una persona abbia deve essere legato non tanto a cercare di vivere il meglio, cercare di capire la propria esistenza, ma di essere legato a un insegnamento religioso e ad essere insegnato appunto a una paura della divinità, alla paura di superare un divieto, cioè di conseguenza è proprio classico l'affermazione dei tabù in tutte le religioni monoteistiche, proprio perché il loro scopo è proprio quello di togliere l'attenzione, di togliere le capacità alle persone, di togliere la volontà, di togliere qualsiasi possibilità di essere liberi e di conoscere, e loro vanno a creare le regole.
E in questo gli ebrei hanno cominciato, sono stati seguiti dai cristiani, sono stati seguiti poi dagli islamici. Ma proprio il monoteismo è questo, cioè il stabilire delle regole entro cui le altre persone devono agire e devono limitarsi. E il monoteismo è sempre una limitazione di tutto. Il fatto stesso è di partire da un principio, di dire io parto da uno, è già chiaro, cioè non puoi contare più di niente, insomma. Ecco, un'altra cosa che diceva il nostro ascoltatore era quello se io mi posso, tramite una mia ricerca, riconnettere delle divinità antiche. Questo è possibile perché noi conosciamo benissimo che c'è il principio degli archetipi, cioè gli archetipi sono dei modelli comportamentali esistenziali che sono sempre esistiti. E non è che questi archetipi si manifestano solo nel passato, ne se ne creano di nuovi, perché appunto c'è un'affermazione di forme diverse, di sostanze diverse. Però l'archetipo praticamente è la solidificazione di certi comportamenti e di conseguenza una divinità che aveva una certa forma di manifestazione 5.000 anni fa, 10.000 anni fa, esiste anche adesso e di conseguenza questo archetipo si ripercuote in tutta l'umanità, in tutta la nostra conoscenza e noi senza avere nessun aggancio diretto, cioè senza avere bisogno di, come parlo come pagani, senza avere bisogno di avere un testo sacro, di avere un racconto, di avere una leggenda, di avere una descrizione, di avere una statua, possiamo entrare in contatto con queste divinità. Ed è sempre significativo questo, cioè nel senso che moltissime persone sono diventate pagane perché... perché partendo dalla loro esistenza, dalla loro conoscenza, dalla loro vita, hanno scoperto alcune cose e poi hanno scoperto che quello che loro hanno trovato non era solo loro, ma c'erano delle religioni che distanti nel tempo o nello spazio avevano le stesse loro affermazioni. E questa è la forma del paganesimo. Cioè questo è un classico, cioè, ad esempio uno diventa pagano non perché arriva il missionario pagano che ti converte o che afferma le cose, ma uno diventa pagano perché dopo una propria esperienza, dopo una propria ricerca, dopo una propria conoscenza, trova qualcosa. Trova. Sì, c'è una telefonata. Claudio. Sì? No, ecco, ti ho godito. Vabbè, però bisogna... Cioè, che cosa? Bisogna continuare e andare avanti. Ma ecco, scusa, che sei io? No, che sei io? A me non mi dà fastidio. Se mi io prego e mi vuoi ascoltare, se non voglio pregare, non mi impone niente la Chiesa, era proprio, proprio... Ti ha già imposto qualcosa? Sì, sì. Però proprio mi sono staccata. Quello che tu sei... Ma però non sento più questa oppressione come una volta, Feto. Sì, beh, probabilmente sei riuscita a dare un ordine. Perché cioè, se voglio pregare, ordine, prego. Certo. Però quello che mi dà più fastidio è sti di qua, che non siamo più buoni da cavarsi fuori. No. Dio scalfaro, che sei eterno, insomma. Dio d'Alema, dai, basta, perché che Dio lì a un certo punto ti opprime, e Dio Papa, sì, anche, avevo questi dei di che fa paura ormai. Andreotti, Dio Prodi, quello che c'è voi. Abbiamo avuto Aldo Moro, cioè c'è stata una sfilza fin dall'ultimo, prima c'era Mussolini, poi c'era Mussolini, Umberto tutti questi di qua pesanti, questi qua anche se schifosi, se dei dittatori, questi bisogna cavarsi fuori. Ora. Però bisogna invece cominciare a liberarsi un po' dal nostro modo di vedere le cose. Che sarebbe? Che sarebbe? Innanzitutto... Come hai fatto a cavarti fuori che ti diventa sempre più pesante? Comunque bisogna cominciare a costruire noi stessi, cioè andare davanti... andare davanti a stedì e dire che mi esisto. Sai quante persone hanno paura di bussare alla porta del capo ufficio perché chissà cosa dice il capo ufficio, dimenticandosi che il capo ufficio era per fare un lavoro? Quante persone si vergognano di andare dal ministro a dire tu sei uno stronzo perché hai fatto questa cosa anziché fare l'altra, dimenticando che è solo un lavoratore e basta? C'è quanta gente ha paura di andare, non so, dal sindaco a dirgli tu cazzo stai puttanato non devi farle, pensando che il sindaco sia un dio, che il ministro sia un dio, sia un dio. Ma questo per me è questi che si tiene, si ritiene loro dei dio. Ma sei tu che devi buttargli giù dallo scanno imponendo te stessa. Io, una volta che avevo l'occasione di basargli l'anello al vescovo qua, di Vicenza, come si chiamava, Vanda Ausilio chiamava. No, che non ho basato, perché ho da basarlo? Sì, ma... No, passo per dire, ma
insomma adesso Italia sempre bisogna che costruire voi stesse, ogni dittatore ga sempre i servi che dice gente stecchini, ste bassi, perché ga vida costruirvi sempre voi stessi, e sono stufa di sentire questi discorsi, perché ti non te sei, o chi che voi insomma, che non savi insomma basta sempre questi discorsi ga vida costruirvi, quanto si ma sì, ma cosa che ne sai tutti se non siamo costruiti, porca miseria. Bisogna cavarli fuori chi di là, basta. Dio Bossi, dai. Dio D'Alema, dai. Dio Scalfaro, basta, perché siamo anche stufi a sentire queste paternai qua. Sì. Ma è inutile che mi parli di politica, amiche, vuoi scarpe, non me ne frega niente. Un percorso di stregoneria è possibile farlo in un campo siberiano, è possibile farlo in un campo nazista, è possibile farlo dappertutto. La stregoneria, il paganesimo e il soffio degli dei li possiamo sentire in qualsiasi parte, e in qualsiasi parte noi possiamo costruire le nostre relazioni, le nostre determinazioni. Quando cominciamo a dire non voglio sentire parlare di Scalfo, non voglio sentire parlare di D'Alema, non voglio sentire parlare di Andreotti, non voglio... in realtà è una sconfitta che c'è dentro, perché queste cose hanno afferrato la nostra attenzione e ci hanno messo nell'impossibilità, nell'incapacità di affrontare la vita determinandola noi stessi. Ricordatevelo questo. Questa è la sconfitta cristiana. Questa signora ha dimostrato come il cattolicesimo vada a distruggere proprio la capacità dell'essere umano di determinare la propria vita. Lei è talmente assoggettata a questi culti che l'unica cosa che ha in mente è il culto politico, perché vede, perché lo tocca, però questa è miseria. Sì, no, su questo argomento voglio aggiungere una cosa a Claudio, che giustamente a noi di queste cose se ne interessa poco. Noi abbiamo un grande esempio, che è stata la stregoneria antica. Cioè, di fronte all'attacco dell'Inquisizione, il loro scopo non era quello di combattere solo l'Inquisizione, ma il loro scopo è stato di rimanere streghe, di rimanere stregoni e di continuare a fare la loro vita da stregoni. Hanno scelto la via dell'essere anonimi, di occultarsi, di stare nascosti, di non farsi conoscere. Però il loro scopo della loro esistenza era quello di essere se stessi. Semplicemente, cioè, tu parlando di queste cose... Sì, dimmi. Vabbè, non ha voluto continuare la domanda, si è sentito in diretta e probabilmente ha voluto mettere giù.